Franco Maiello, sono nato a Grumonevano, sono stato qui fino all'età di 23 anni, poi sono emigrato, si fa per dire, a Napoli, dove ho girato almeno due o tre quartieri per approdare nel 65 a Scampia. Molti si spaventano quando sentono questa parola, ma io francamente non è che sia innamorato di Scampia, però avendo visto nascere questo quartiere da quando era semplicemente una Scampia, così era, si definisce anche dalle nostre parti, insomma, un terreno ampio, soleggiato, ventilato, insomma, e infatti quando fu realizzata la 167, il piano di zona 167, in pratica c'era un po' di discussione su che nome dare a questo luogo, questo quartiere, e alla fine la spuntò proprio il termine Scampia, che è indicato in molte mappe dell'Ottocento perlomeno. Dunque, mi sono occupato da quando ho messo piede in quel quartiere di cose nel sociale, insomma, di varie cose, e quando ho smesso di lavorare mi sono impegnato un po' di più e ho raccolto nel tempo vari documenti, varie notizie, e spesso capitava che qualcuno scriveva, pubblicava libri e erano solo notizie, non dico infamanti, ma insomma si parlava sempre male di Scampia. E qualcuno mi ha detto in quel periodo, parlo di 4 anni fa, perché non scrivi qualcosa anche tu per dire un po' la verità di quello che succede in questi luoghi. Quindi io decisi di mettere insieme questi appunti e pubblicai 3 anni fa Passaggio per Scampia. Ora, mentre Passaggio per Scampia rappresenta appunto un po' la storia, un po' il passare e il vivere il luogo, successivamente mi è venuto in mente di pubblicare dei pezzi che avevo scritto negli ultimi 15 anni su un giornalino che si pubblica, lo pubblichiamo insieme ai Gesuiti da 23 anni, io ci collaboro da almeno 20 anni, e questi pezzi, che sono mensili, praticamente ne ho ricavati 80 che mi sembravano utili perché si potessero ancora leggere, perché la rubrica che mi è toccata in questi anni, che si chiama Spazio Aperto, mi ha dato la possibilità di discutere, di affrontare problemi i più svariati, e quindi io a un certo momento le ho definite lettere, e le ho messe insieme, è venuto fuori questo libro che in qualche modo può dare a chi lo legge la sensazione di vivere certi momenti importanti della vita di questi ultimi anni, perché mi sono occupato di politica innanzitutto, sia nazionale che internazionale, mi sono occupato di viaggi, di libri, di problemi sociali. Quindi se si mettono insieme tutti questi argomenti e li si vuole leggere uno alla volta, non ci si stanca, almeno così è successo a diversi amici, almeno così mi hanno fatto capire quelli che hanno visto il testo prima che io lo portassi all'editore, e quindi mi hanno incoraggiato e ho fatto pubblicare questo secondo libro.